Cari amici, ben ritrovati. Siamo insieme anche quest'oggi per trascorrere un pochino di tempo in vista del Natale, ormai vicino, e con noi abbiamo ospite oggi Don Alberto Gastaldi. Ciao Alberto, buona giornata. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Allora Alberto, siamo insieme perché c'è un'iniziativa proposta dalla Pastorale Giovanile, di cui tu sei responsabile diocesano, in vista del Natale per i nostri giovani. Allora, ci puoi illustrare di che iniziativa si tratta? Ma prima vorrei chiederti che cos'è la pastorale giovanile. La pastorale giovanile è l'attenzione alla Chiesa nel accompagnare i giovani alla loro crescita nella fede, nella conoscenza del Vangelo di Gesù. E quindi si parte, diciamo, dai ragazzi che hanno ricevuto la cresima fino a quelli che intraprendono la via dell'università, del lavoro, cercare di accompagnarli alle scelte definitive della vita. Quindi la pastorale giovanile della diocesi coordina tutte le esperienze, i cammini che fanno le parrocchie, associazioni e movimenti. Ecco, allora in questo quadro c'è un'iniziativa che quest'anno, gioco forza, è segnata dal tempo della pandemia. Allora puoi presentarci questa iniziativa, di cosa si tratta? Tra l'altro riguarda anche Telepace, prego. Il titolo di questa iniziativa è nato per voi un salvatore. In questo tempo così incerto, difficile, un Natale che vede meno vicini, meno possibilità di condividere momenti anche tradizionali, abbiamo pensato qualche giorno da Natale di stare insieme ai giovani in modalità digitale, ma comunque con presenza, per chiederci insieme che cosa significa oggi che nasce un Salvatore. Quali sono le luci che possiamo vedere nella nostra vita dal dono di un Salvatore? Soprattutto per i ragazzi e i giovani, in particolare per quelli dell'età delle superiori e dell'università, che trascorrono comunque molte ore a causa dello studio nelle loro case, per cui hanno meno possibilità anche di incontri, anche nelle parrocchie, nelle associazioni, nei movimenti rispetto al passato. Per cui appuntamento aperto domenica alle 18 per i giovani, ma anche per i loro educatori, per i loro genitori, per condividere un momento di riflessione e di preghiera. Ecco, riflessione e preghiera articolato in che modo? Perché uno dice come si può fare un momento di riflessione e preghiera attraverso i social, la televisione e in questo tempo di preparazione al Natale. Allora spiegaci un po' le modalità. La parola guida, la parola nascere, legato sicuramente al Natale, ma anche a questo tempo in cui abbiamo visto comunque nascere delle luci in un momento che sembrerebbe solo il giorno. Il Natale ci porta la possibilità di cogliere questo Salvatore che entra nella nostra vita e ci apre possibilità che non ci aspettavamo. La preghiera sarà guidata dalla comunità del seminario che ci aiuterà attraverso i testi che la Sacra Scrittura ci propone in questi giorni della novena di Capo. Sono testi dell'Antico Testamento che annunciano la nascita del Messia, figlio di Dio, del Salvatore, ma anche testi che ci aiutano ad entrare nel mistero di Betlemme. Grazie alla comunità del seminario che sia con i testi letti che con i canti ci aiuterà ad entrare in sintonia per poter pregare insieme.
E poi avremo delle storie di persone che ci possono dire come in questo tempo noi siamo nati. Ecco, nonostante fossero già nati, diciamo, quali luci hanno visto in questo tempo? Quali luci buone per la loro vita? Allora, possiamo anticipare qualcosa, Alberto? Sì, abbiamo pensato di proporvi due storie, che sono due delle diverse storie, domenica saranno diverse di più, che saranno proposte, e sono le storie proprio di due giovani che hanno visto nella loro vita una possibilità di una nuova nascita. Allora, vediamo insieme quale vediamo per prima di queste due. Prima vediamo Donato, che è uno sportivo, un atleta paraolimpico, che da piccolo ha avuto un grave incidente domestico che sembrava molto limitarlo nella vita. E invece ha trovato la possibilità per partire con una nuova esperienza sportiva. Allora, cominciamo con questo? Chiediamo Sì. alla regia di mostrarcelo, allora, prego. Ciao a tutti, mi chiamo Donato Tedesca, ho 21 anni e faccio pesistica paralimpica. Sono attualmente un atleta della nazionale italiana di sollevamento pesi e sono qualificato per le prossime Paralimpiadi. Paralimpiadi perché anch'io diciamo, sono rinato in quanto ho subito un incidente all'età di 3 anni, quindi diciamo che la mia vita è ricominciata da zero a 3 anni, quindi una sorta di nuovo anno zero. Infatti quest'anno ho fatto 19 anni della mia rinascita, ecco. Molte volte si pensa che un evento negativo possa sempre essere visto soltanto in modo negativo, ma il più delle volte, secondo me, la chiave è semplicemente trovare diciamo, qualcosa di positivo in quello che ci accade. Quindi magari nel mio caso una rinascita era semplicemente guardarmi intorno e vedere quello che avevo. Nel mio caso avevo perso, diciamo, entrambe le gambe, però appunto è stata anche un'ottima occasione per potermi mettere in gioco, poter provare, diciamo, delle emozioni e delle sensazioni nuove che appunto poche persone per fortuna hanno, ovvero quella di portare delle protesi alle gambe e quindi creare una nuova vita. La rinascita per me è semplicemente un imparare magari dagli errori, perché poi la rinascita nel mio caso è avvenuta appunto a 3 anni, ma poi la vera rinascita secondo me avviene ogni giorno, perché credo che la notte, cioè ogni giorno è una nuova rinascita, perché diciamo, il giorno successivo si imparano magari delle lezioni, degli insegnamenti magari del giorno precedente. Ecco, quindi per me la rinascita è ogni giorno. Ogni giorno provo appunto a migliorare me stesso. Ogni giorno penso che dobbiamo imparare dai nostri errori, dai nostri qualunque appunto cosa abbiamo magari sbagliato, per poter appunto trovare e raggiungere magari degli obiettivi. Obiettivi oppure magari coronare, diciamo, dei sogni, magari portare, diciamo, qualcosa di positivo per le persone che ci sono intorno, gratitudine comunque nelle persone che magari ci hanno aiutato, o a nostra volta aiutare anche altra gente magari a superare dei momenti difficili. Quindi una rinascita quotidiana, affinché possiamo comunque migliorare noi stessi, quindi migliorare la nostra vita, ma anche magari aiutando la vita degli altri. Quindi secondo me ogni giorno abbiamo l'occasione di migliorare, ogni giorno possiamo, tra virgolette, azzerare magari, i nostri pensieri negativi, le nostre esperienze negative, magari che ci hanno caratterizzato i giorni precedenti, per poi magari crearne nuove e creare una serie di nuovi episodi, potremmo dire, no? Nuovi episodi di una puntata di una serie TV. Quindi ogni giorno è una puntata di una nuova serie TV. Ogni giorno abbiamo la possibilità di cambiare la trama della puntata precedente e creare una nuova, una migliore soprattutto. Ciao a tutti. Che bella questa testimonianza, no? Di questa vita che tutti i giorni riparte. Sì, è molto bella. Abbiamo conosciuto con alcuni giovani di Chiavari. Donato mi sta facendo un campo estivo insieme con il suo gruppo di una parrocchia
della provincia di Potenza, si chiama Pietragalla in Basilicata, e siamo rimasti molto colpiti. Poi abbiamo continuato a seguire Donato, ci siamo cambiati così le esperienze di vita, e negli ultimi anni è riuscito sempre di più a crescere sia come persona, ma anche come sportivo, e lanciare un messaggio di luce a tanti altri suoi coetanei. In questo senso credo che ci sia una cosa che ci ricorda il Vangelo, che l'opera di Dio, il bene, riesce anche a cambiare il nostro passato, no? Il nostro passato quando riteniamo che sia segnato da un elemento negativo, se poi facciamo l'incontro decisivo, stravolge tutto, ricomincia, si riparte anche quello che era stato negativo e oggettivamente magari è stato davvero negativo, viene letto in un'altra luce, diventa un'altra cosa e si trasforma. E Donato ce ne ha dato testimonianza. Allora questo nascere è nato per voi un salvatore. Sì, Questa era è la quella prima. domanda anche Prego. che Nicodemo fa a Gesù, no? Come si può di nuovo nascere dall'alto? Ecco, nascere dall'alto nel senso accogliere il Signore che ci dona nuova gioia, ma anche che ci fa esprimere il meglio di quello che noi siamo, vedere nella nostra vita e donare a altri. Ecco, c'è un altro video che hai preparato, Alberto, oltre a questo, no? Questa è la testimonianza di un giovane sportivo, un ragazzo di 21 anni che è diventato campione nazionale. Abbiamo visto la squadra della nazionale parolimpica che lo stava allenando e con questi pesi giganteschi, ecco, non so se avete notato i chili che c'erano, ecco davvero, e poi il fisico imponente di questo ragazzo che visto a mezzo busto verrebbe da dire tutto tranne che sia un disabile. Ecco. E l'altro video invece, di che cosa si tratta, Alberto? L'altro è sempre un'esperienza di nascita proprio nella fede, un nuovo incontro con Gesù, il battesimo ricevuto da giovane. Ecco, vi lascio proprio ascoltare senza anticipare niente questa parola. Vediamo. Ciao a tutti, io sono Emiliano e ho 23 anni e in quest'anno sono nel quarto anno di teologia, sono in seminario e stasera sono qui con voi per condividere un po' un pezzo della mia storia, quindi un po' la mia conversione alla fede cristiana. E fa un po' strano vedere appunto un ragazzo che nato e cresciuto, diciamo, in un ambiente diverso, dove ovviamente la mia famiglia è musulmana, che si converte e che si mette in un cammino, diciamo, ecco, così importante come quello del seminario. Vorrei iniziare dicendo che nella mia vita non credevo di arrivare fino a qui. E di avere questa rinascita nella fede, ovvero che credevo in un Dio creatore, ma senza mai interessarmi del suo nome, del suo volto, ecco. E invece è successo proprio questo, che è arrivato un punto dove mi sono interrogato chi è questo Dio e come si chiama e che volto ha per me. Questa è stata la domanda fondamentale che mi sono posto, sia per una mia crescita personale, ma anche, diciamo, un cammino di fede, ecco. E questo l'ho posto a delle persone che mi hanno accompagnato nel mio cammino. Ed è nato tutto ciò, diciamo, dall'ascolto, ecco, da un ascolto profondo, sia di queste persone, ma anche per quanto riguarda la parola di Dio, no? E credo che da una curiosità che prima era per me è divenuta, diciamo, un interesse, o meglio dire, diciamo, un qualcosa che volevo proprio approfondire per me. E
E credo proprio che sia nella mia vita è nata da questo ascolto che a me mi ha aiutato di scoprire qual è il vero volto di Dio e se quel Dio che credevo corrisponde a quel Dio che io credo oggi. E credo proprio così, ecco. Io credo a un Dio che ama, un Dio che è misericordioso, un Dio che accoglie e che va in cerca della pecora perduta. Ecco, credo che quel Dio che credevo prima ha queste qualità. E se queste qualità corrispondono a un Dio cristiano, allora io vorrei credere in questo Dio. Questa è la storia della conversione di Emiliano che sta preparandosi per diventare prete. Sì, Emiliano è un giovane del nostro seminario, per cui possiamo incontrarlo anche nelle strade, abita a cavallo, attualmente sta svolgendo questo cammino bello per verificare la sua chiamata. Vedete, addirittura in pochi anni dal battesimo alla scelta di poter dedicare la vita al Signore, una cosa grande, ma proprio il fascino di questa nuova nascita, incontrando l'amore di Gesù. È bello quando lui dice: Dio ha volto, non è solo un'idea, non cercare un'entità sopra di noi, ma è proprio un abbracciare un'entità viva nella propria vita. Questo penso che sia un richiamo anche per tanti giovani per lasciarsi incontrare da questo amore di Dio. Un altro giovane di Rapallo che faceva il giornalista, che gli è successo qualcosa del genere. Eh sì, diciamo, anche a me è capitato di lasciarmi abbracciare, ecco, questo amore, sicuramente una storia più ordinaria rispetto a quella di Emiliano, che è veramente particolare, però sicuramente il desiderio che ancora oggi affascina e bisogna lasciarsi veramente andare a questo amore, di poterne dedicarsi a qualcosa di grande, bello, mettersi al servizio degli altri. Ecco, e quello che diceva Emiliano è che non è un incontro con un Dio dei filosofi, un Dio astratto, ma un Dio che ha un nome, che ti incontra nella profondità della tua persona, che riguarda te e che trovi attraverso la scrittura, ma poi che parla al tuo tempo di oggi, alla tua vita di oggi. Non è l'incontro con il Dio della teoria, ma col Dio della vita. Ci ricorda la scrittura che a Giuseppe viene detto di chiamare il proprio figlio l'Emmanuele, il Dio con noi, cioè il Dio vicino. Peraltro nella paternità e come nell'amicizia ci sono dei nomi, non ci sono dei ruoli, no? Ci sono dei nomi precisi. Allora tu Alberto, oltre che essere parroco, responsabile della pastorale giovanile, sei anche professore a scuola. Come stanno vivendo i tuoi ragazzi questo tempo di didattica a distanza? Sei insegni alle superiori, quindi come sta passando questo ormai tempo lungo di distanza, qualcuno usa quel termine sociale, diciamo fisica, no? È veramente un periodo particolare perché a settembre si era rientrati in classe, per cui c'era anche l'entusiasmo del poter finalmente rivedersi, seppur con tutte le misure di sicurezza. È durato poco, poi siamo rientrati dietro a questi schermi. Direi che dopo l'entusiasmo iniziale degli studenti, magari si può dormire di più, si può essere più comodi. Questa modalità rischia anche però di far avanzare un po' di pigrizia, meno partecipazione, minor dialogo. Naturalmente è una sfida innanzitutto per noi insegnanti, per riuscire a stimolare i ragazzi, coinvolgerli anche in questa modalità, cercare di offrire spunti di riflessione, di approfondimento.
Direi che loro adesso hanno grandi attese sulla ripresa del nuovo anno, ecco, la speranza è anche di ritornare in classe per la prima volta, anzi per la seconda volta, la prima era quando c'era stata la scorsa primavera, la prima esperienza forte del virus, c'è il desiderio di vivere la scuola in classe. Per cui noi educatori siamo chiamati a stargli accanto e di cogliere le paure, perché ci sono anche tante paure, nei ragazzi di oggi, paure di rimanere soli, magari per la malattia di qualcuno, paura di portare l'infezione ad altri, quindi di essere, tra virgolette, paura di non stare insieme agli amici, di condividere il tempo libero, paura anche di non sentirsi accolti in questo periodo, no? Cioè di non trovare veramente spazi in cui loro possano dire quello che hanno nel cuore, possano condividere anche le luci, ma anche le difficoltà di questo tempo. E poi soprattutto anche emerge tanto, anche la paura di non essere all'altezza, soprattutto nei confronti di adulti che magari fanno difficoltà, a volte non essere all'altezza nel poter sostenere i genitori, i parenti che hanno situazioni un po' precarie, oppure che vivono momenti di malattia, oppure il prendersi responsabilità in questo tempo, tipo scegliere l'università in questo periodo. Oppure anche vivere all'università stanno sempre da casa. Per cui ci sono tante paure. Le luci sono quelle soprattutto che finisca il periodo della pandemia, ecco, di poter vivere veramente un po' senza limitazioni. Ecco, a volte diciamo, se pensiamo ai giovani, ci sembra che la normalità non sia un aspetto che li riguardi. Invece oggi speriamo di tornare a una vita normale, gustare le cose più semplici della normalità. Ecco, questo che stiamo vivendo è vero per la scuola, è vero anche per i nostri gruppi parrocchiali, per i gruppi dei giovani. Tu cosa hai visto nascere in diocesi in questo tempo? Ci sono delle iniziative che cercano di affrontare questa difficoltà in maniera creativa? Il Papa ci richiama molto alla creatività su questo, no? Come si è cercato di mantenere questo rapporto intenso in questi anni? Che è sempre accompagnato l'attività giovanile. Sicuramente l'estate è stata un'esperienza interessante, c'era anche un po' di speranza che forse tanti contatti non ci sarebbero più stati, per cui ci sono state delle buone iniziative, però l'autunno, la ripresa è stata un po' tra tira e molla. La creatività c'è stata soprattutto dal punto di vista di esperienze digitali, ecco, attraverso incontri che sono stati fatti in questa modalità, per cui il desiderio di non lasciare soli i ragazzi, per cui sono stati inventati diversi metodi, iniziative, opportunità, sia di preghiera, di meditazione, di dialogo, ma anche di gioco insieme. Non tantissime parrocchie hanno ripreso gli incontri anche in presenza, però penso che sia importante anche, seppur limitati, seppur magari con piccoli gruppi, ma anche incontrarsi finché si può, perché comunque lo scambio è importantissimo. Anche una chiacchierata 2 a 2 è importantissima in questo periodo. Ecco, Don Alberto, allora ricordiamo in questa creatività c'è anche l'appuntamento di domenica, lo ricordiamo ancora allora. Sì, domenica alle ore 18 si potrà seguire questo appuntamento qui su Telepace 3 al canale 115. Poi si potrà seguire su Telepace 1 al canale
11 alle 21:10. È un'opportunità di incontro e di preparazione a Natale per i giovani, ma anche spesso chi desidera vivere un momento di meditazione, dialogo e riflessione per cercare di accogliere il Salvatore che viene nella nostra vita. Don Alberto, grazie. Allora ci vediamo domenica su Telepace con questi due appuntamenti, uno pomeridiano, l'altro serale, la prima serata su Telepace 1, ma prima alle 18. In contemporanea avremo anche la messa di suffragio per Monsignor Ferrari, celebrata dal Vescovo in cattedrale, quindi ci sarà una sovrapposizione, non possiamo trasmettere subito su Telepace 1, questa è la ragione per la quale cominciamo a quell'ora lì, però è anche il momento nel quale ci si può trovare, qualcuno si ritroverà anche come gruppo e quindi poteva essere un'opportunità anche quella da raccogliere. Grazie Don Alberto, allora buon Natale, siamo ancora lontani ma cominciamo a farci gli auguri. Sì, se volete abbiamo anche forse un giovane, ecco qui. Sentiamolo, Cioè, sì. sentiamolo. Ciao, sono Ruggero della parrocchia di Bacezza. In questo periodo di avvento spero che in me nasca la capacità di cogliere tutte le opportunità che ci vengono offerte dalla vita ogni giorno. Che sia anche un gesto banale e ripetitivo, di cui forse troppo spesso non ci accorgiamo o che troppo spesso sottovalutiamo, come può essere un sorriso o un abbraccio ad un amico o una persona cara. Penso che questi mesi di pandemie e di reclusioni possano insegnarci che nessun gesto è scontato e è garantito, perché da un momento all'altro qualsiasi cosa ci può essere tolta senza che noi possiamo farci niente. Pertanto penso che per vivere una vita migliore, si debba passare dal cogliere ogni opportunità e ogni situazione gioiosa che ci viene regalata ogni giorno. Ecco, questo è uno dei contributi che vedremo anche domenica. Benissimo. Sì. Grazie Don Alberto. Allora auguri. Grazie. Grazie, auguri a tutti. Grazie, ciao. Cari amici, concludiamo così il nostro appuntamento di quest'oggi. Vi ricordo che ci ritroveremo lunedì, saremo nella settimana proprio di Natale, ancora con alcuni appuntamenti che vogliamo vivere proprio per darci un tempo per stare insieme, anche qua da Telepace, per ritrovarci insieme e passare un po' di tempo Telepace con voi e Telepace con noi insieme per prepararci alla gioia del Natale. Stiamo attendendo quelle che sono le decisioni del governo in merito alle regole che dovremo rispettare in queste feste natalizie, ma Telepace vi sarà vicino in modo tale che anche se dovremo restare a casa non ci si senta soli, nessuno rimanga solo. Un caro saluto da Don Fausto, arrivederci lunedì alla stessa ora.